Dopo le recenti rivolte nello storico penitenziario di Blackgate, c'è chi si chiede se gli amministratori abbiano perso il controllo. Alcune fonti confermano che le guardie e il personale responsabile ignorano le infrazioni quotidiane che avvengono tra le mura di Blackgate. Una guardia anonima ha rivelato a GCN che gli scontri tra detenuti sono tollerati finché non mettono a rischio il personale. Il recente aumento delle aggressioni tra detenuti coincide con il trasferimento degli ex pazienti del manicomio di Arkham all'interno del carcere. Ma i pazienti psichiatrici sono gli istigatori o le vittime di questa violenza? Seguirà probabilmente un'indagine, nella speranza che la direzione di Blackgate riporti l'ordine nel penitenziario. Sono Nora Rashid e questa è GCN. Ho intercettato una chiamata urgente dai laboratori Star. Sembra qualcosa di diverso dai soliti disordini notturni. Producono roba parecchio pericolosa. Vado a dare un'occhiata. Bel costume, Robin. Troverebbe un'altra entrata. E così dovrebbe fare Robin. Il re degli orologi è in time out. È parecchio che non... Spero che... Nessuno ci tratta così. Troviamolo e uccidiamolo. Abbiamo un ospite in... Voglio morto. Vedrai che festa quando ti prendo. Non lasciamolo scappare. Male per un po'. Chiusa. Dovrò essere un po' creativo. E la porta è su misura, legno di sandalo. Ripararla non sarà affatto facile. Scusa, non ho bussato. Ma già che sono qui... Sorridi. Il video virale di te che aggredisci un cittadino riabilitato è l'ultima cosa che ti serve. Allora, dimmi una cosa. Perché sei rimasto in prigione, a differenza dei tuoi amici? Ami stare al fresco? Qualcuno ha fatto i compiti. Chi è che distribuisce i cartoncini esci di prigione? Se vuoi entrare nella tana del bianconiglio, sappi che non tornerai più indietro. Non è affatto un problema. Te lo dico chiaro e tondo. Senza Batman,
Non vale il mio tempo. Sparisci. Fuori. Campanile, il pinguino non è stato loquace, non ci dirà nulla. D'accordo, torni al campanile, ci riorganizziamo. Va bene, a presto. Ho trovato dei dati per la bacheca. Il pinguino non parla. Tutti mi trattano ancora come se fossi un semplice aiutante. La stupirà sapere che Batman ebbe problemi con sfide simili all'inizio della sua carriera. Perciò, per un po', concentrò le energie altrove in città. Quando si sparse la voce sul suo operato, le persone diventarono più collaborative. Città. Siamo stati così presi dall'ultimo caso di Batman che abbiamo abbandonato il resto di Gotham. Forse Gotham non sa che Batman non c'è più, ma di certo ne avverte l'assenza. C'è stato un netto aumento dei crimini delle bande. Nonché qualsiasi cosa stia macchinando il pinguino. Forse se interferiamo con i suoi affari e quelli di qualcun altro, collaborerà. Ha ricevuto messaggi da Lucius Fox e dalla detective Montoya. Forse la possono aiutare. Grazie, Alfred. È ora che questo nuovo Batman spieghi le ali. Non un Batman, signorino Tim. Un Robin. Un messaggio criptato dalla Fox Teca. Sono Lucius. Scusa se sono scomparso dopo il funerale. Mi sono accorto di non aver neanche mandato dei fiori. Se capiti in zona, vediamoci al mio edificio. Mi farebbe piacere darteli di persona. Lucius Fox vuole darci dei fiori. Non sa che ci sono i corrieri. Conoscendo Lucius, sospetto che abbia qualcosa di ben più utile. Quando raggiunge la Fox Teca, vada subito sul tetto.
da Robin, l'aspirante eroe. Ah, bel fastidio. Dannazione, mi hai fatto prendere un Robin? Non chi mi aspettavo, ma presumo che Batman si fidi di te. Ha sempre belle parole per te, quindi credo che saremo una buona squadra. Come posso aiutarti? Beh, dopo la perdita di Gordon, alcuni agenti stanno giocando di nuovo sporco. Alla Kane non piace, ma non sta facendo molto per fermarli. La corruzione ci sarà sempre a Gotham, immagino. So che Batman aiutava Gordon a stanare i corrotti nella polizia, ma ora tutti gli agenti della squadra di Gordon se la stanno passando brutta. Subiscono imboscate dalle bande perché non accettano mazzette, e i superiori gli affidano i lavori peggiori per levarseli di torno. E andrà così finché non faranno fuori tutti i buoni. Detesto chiederlo, ma non potresti dare una mano agli agenti che affrontano le bande? So che molti miei colleghi non vedono di buon occhio i vigilanti, ma hanno bisogno d'aiuto. Batman non sarebbe andato lontano senza l'aiuto di ottimi agenti come te, Gordon. Lo farò. E chissà, magari riusciremo a stringere qualche amicizia in più nella polizia. Grazie. Cercherò di procurarti qualche risorsa utile per proteggere tutta Gotham, non solo noi. Puoi contare su di me. Yeah.
Che vista, signor Fox? Vuoi farmi venire un altro infarto? Te l'ha insegnato Batman, eh? Ho preso 10 in agguati sugli anziani. Gotham è diversa ora che Batman non è qui a proteggerla. Sembrava che fosse in più posti allo stesso tempo. Ci arriverai. Il pipistrello non cade lontano dal campanile. Grazie, cioè, credo. Ringraziami dopo. Io e il tuo mentore ci aspettavamo una cosa simile. Lasciatela Wayne Tech. La ricerca è continuata. Hai molti occhi su di te, al contrario della Fox Tech. Finché vivrò avrai il necessario per portare avanti al meglio l'eredità di Batman. A tal proposito... Questi sono i fiori? Un progetto di Luke. Un velivolo perfetto per gli spostamenti. Abbastanza potente per una persona. Così la città sarà a portata di mano. Ora ringrazio. Grazie, Lucius. Ehi, sono qui. Quel drone è un gioiellino, signor Fox. Non vedo l'ora di provarlo. E come funziona? Non bruciare le tappe. Prima di usarlo, devi sgombrarti la via. Cavolo! Sapevo che c'era una fregatura. Ultimamente la polizia non si accontenta di avere uomini a terra. Ora ha una rete di droni di sorveglianza nei cieli. Se quando decolli ti stanno cercando... Mi abbatteranno. Che devo fare? Con un po' di programmazione creativa potremmo convincere quei droni a ignorare certi bersagli, ma serviranno scansioni ravvicinate. Perciò se riscriviamo la programmazione dei droni, sarò libero di spiccare il volo. I poliziotti hanno diviso la città in settori, tutti pattugliati dai droni. Finché non scansioni tutti i droni di un settore, è una no-fly zone. Insomma, resto a terra finché non mi sbarazzo dei droni. Ti mando le coordinate del primo, così puoi metterti al lavoro. Vedrai che libido. Ehi!
ecco. Ecco. Proprio quello che cercavo. E adesso quelli rimasti. Posto più impensabile. Non posso rischiare di farmi vedere. Sono qui! Distruggiamo le prove! Non tratteniamoci! Occhio alle mani! Non ho paura! Qualcosa non va. Dei nostri. Forse dovrei controllare. Solo Gotham, come al solito.
agenti a Robinson Plaza. Dei criminali trasportano potenziali beni rubati. Meglio non farsi vedere. Attenzione con quei congelatori. Meglio non far arrabbiare i nuovi. Occhio a quei maledetti congelatori. Il capo può fare quello che vuole, ma io non torno al tunnel di Chelsea. Che è successo laggiù? Non voglio parlarne, né ora né mai. Ecco qua. Là? Qualcuno? I principi pegano la piazza con il caos. Campanile, conosci un posto dove conservarlo al freddo? Vedrà la dottoressa Tompkins, invio le coordinate. Scherzo, vieni qui. Dottoressa Tompkins, credo che questo organo sia tuo. Con queste bande non mi stupisco più di niente. Grazie per la consegna. Ho un team medico pronto a farne buon uso. Devo ammettere che non pensavo di trasportare organi oggi. Abbiamo fatto molta pressione sul pinguino, Campanile. È ora di fargli un'altra visita. Fa attenzione, il pinguino non è tipo da fare beneficenza. Vorrà qualcosa in cambio.
maledetto il pinguino. Odio. Fuori combattimento. Sai come si usa una porta? Oggi mi andava così. Ci ascoltano. Hai delle domande? Ma io ho delle buone ragioni per non rispondere. Gli ho fatto fare qualche ritocco, ma il mio uomo di fiducia non era disponibile. Attenzione, ci sono delle prime edizioni. Sai, sono tutti fatti su misura. Roba che costa. L'illuminazione è importante, specie alla mia età. Non ho più gli occhi di una volta. Bene, ora fammi un favore, ragazzo, e passami quell'ottimo Speyside. Puoi guardarmi bere mentre parliamo.
Qualsiasi criminale ricco riesce a uscire da Blackgate. Perché non sei uscito? Sono stati aiutati. Io no. Aiutati da chi? A non farne il nome. Nemmeno a mezza voce. La corte dei gufi non esiste. Dal Powers Club. Già. Dove i super ricchi si ritrovano per divertirsi. A dare un'occhiata. Personalmente, me ne starei lontano da quel covo di vipere. Ma se invece vado io, va bene? Ho perso anni di vita a Blackgate. Va a fare quello che sai fare meglio. Ma non dire loro che ti ho mandato io. Campanile, hai sentito? Strano che il pinguino sia così cooperativo. Avrà secondi fini? È probabile. Ma se il pinguino crede che la corte dei gufi esista davvero, tanto vale indagare, no? Ok, indagherò sulla corte. Ottimo, grazie. Qui campanile. Qualcuno ha notizie di Alfred? È uscito e, beh, sono preoccupato. Di nuovo? Sarà solo stufo di noi. Non fa ridere. È andato a fare due passi per vedere Jacob Kane. A quest'ora? Lo sa che è pericoloso. Alfred ha fegato. Ma vorrei la certezza che sta bene. Leggi nel pensiero. Alfred. Colonnello Kane. Sergente Pennyworth. Mi spiace aver spostato l'incontro a quest'ora, ma il lavoro qui non si ferma mai. Oh, capisco benissimo. Da che Bruce è morto, le scartoffie non mancano. Già. Io ancora non ci credo. Seppellire Bruce è stata la cosa più difficile. Già. Ricordi quello che ho detto dopo Martha e Tommy? Certo.
La vita conta quando la morte conta. Diamo i vivi per scontati finché ci sono. Non so che farà la Fondazione Wayne senza Bruce. Il signorino Grayson è stato d'aiuto mentre si ambientava? Sì, moltissimo. Ha avuto il colloquio con gli investitori. Si è dimostrato in gamba. Ogni giorno trovo... Siete scappati dall'ospizio, per caso? Qui è pericoloso la notte. Ogni giorno trovo dei nuovi motivi d'orgoglio. Svuotate le tasche o svuoto io. Sapete... Non fa niente. Che volta faccia. Non sapeva con chi aveva a che fare. Dai, entra. Beviamo qualcosa e parliamo. Non me lo faccio ripetere. Però non mettiamoci troppo. Nessuno deve preoccuparsi. Campanile, niente di utile sulla corte? La corte dei gufi, una società segreta vecchia quanto la città che controlla Gotham dalle retrovie, almeno stando alla poesia. Controllano la città, eh? Se esistono davvero, sono bravi a tenere il segreto. Se questa corte onnipotente esiste davvero, potrebbe avere a che fare con il rilascio di quei criminali da Blackgate. Il che vorrebbe dire che l'hanno fatta franca con vari omicidi per secoli. Ok. Spero che ci diranno di più al Powers Club. Sono al Powers Club. Sembra più vecchio di Gotham e ancora più ostile. L'edificio ha più di 100 anni ed è stato restaurato più volte. Ho recuperato delle planimetrie, ma sono troppo vecchie per tornarci utili. Ci sono. Bene, noi ci siamo. Facci sapere cosa trovi. C'è una pattuglia. Anche a te hanno detto di fare una lunga pausa pranzo. Non mi lamento, non è male tirare un attimo il piatto. Cosa avrà fatto il poveretto? Quale poveretto? Per quel che ne so io, ho visto una pausa più lunga. Che significa? Forza! Ora che è fatta, esploriamo.
La RA mostra una chiara scia di sangue. Chissà se c'è altro da vedere. C'è qualcosa nascosto sotto il pavimento. Il portello è connesso a una rete. Deve esserci un modo per attivarlo. In un club mi ero fatto un'altra idea. È un club per gentiluomo, per quel che vale. L'azione inizia a farsi. È un questo. Cosa la sta facendo? Andiamolo tutto. Nascosto in Bella Vista. Ottimo! Sapevo che il libro era sospetto. Ecco. Thank you.
scale nascoste. Chissà che altro nascondono. Ho trovato una scala nascosta, campanile. Vediamo dove porta. Fantastico, niente. Abilita registrazione. Qualcosa mi dice che sarà meglio documentare tutto. Il sangue si ferma al muro. Strano. Non vedo dove devo andare. Deve esserci dell'altro.